E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video di Minecraft, dove oggi c'è un mondo un po' strano Allora adesso già l'ho visto prima ed è molto brutto. Potete vedere? Ok, è quello. Qualcosa orribile, io non lo vorrei guardare, quindi andiamo. Questo qua allora. Non ho altri, non vi preoccupate. Quindi ora. Quindi. Oh mamma, che ape. Dove sta qualcosa gigante? Arthur Hundert. Oh no, ma dove l'ho spawnato? Quanto è grande, quanto è piccolo, dov'è? Con l'ape copre tu. Oh mamma, non lo so più. È chiaro che poi quando si hanno problemi di abbondanza, che io vorrei avere ovviamente, qualcuno paga. È quello! È stato così. Ma sembra quanto come volante. Mamma mia, drone, Hannibal. Spawniamo. Sono torrette quelle. Sono torrette. È perfetta sta mod. Guardate raga, sono andato la mod, più bella al mondo. Questo distruggono tutto se c'è il survival. Anche te. Vai. Sputate, sputate le palline. Ok. Bene. Mettiamo. Sparate, sparate. Ok. Cosa? Ok, sta questo. È questo dei problemi. Per favore non farlo. Io sono ma questo fa male ai gattini. Volete vedere? La penura. Anche sugli alberi, dappertutto. Vai, vai, l'esercito! Ok, perfetto. Sto provando in tutti i modi a aguantare il gol. La segnalazione dei minuti, ok, il problema c'è, siamo praticamente al 90esimo o quasi, ma sono davvero pochi secondi al 90esimo, arriverà anche la segnalazione del recupero. Torniamo al tombolato precisamente, vai Moro, poi il portellone Pescara, sì. 5 giri di lancette con il Cittadella che adesso dovrà provare la nuova impresa, ovvero tutti tornare in parità con l'uomo in meno dall'inizio del secondo tempo, nel frattempo sono stati in Serie A nella match che ha aperto questo sabato di anticipi, la sfida tra squadre con 1-3 per la formazione di Mihajlovic. 3 minuti che si stanno finendo, siamo già nel terzo minuto di recupero, 30 5 secondi alla fine del match con il Bologna, tutto in difesa da mantenere il doppio vantaggio. La spalla che prova a sfondare anche con le conclusioni di fuori di Adamo, prova la deviazione di Svanberg, il pallone si spegne sul fondo, allora calcio d'angolo a favore della spalla che prova a chiudere in avanti, così come prova a chiudere in avanti anche la Cittadella sugli sviluppi, una rimessa laterale con il pallone che arriva sul secondo palo, ci ha provato con il sinistro ancora una volta, non ho visto mai la capitagnola con il 4 provato con il sinistro, non ha centrato lo specchio della porta, qualche istante fa il visto che danno con il colpo di Viola, il colpo di Verdicone, cosa vuole toccare?
Cosa avevo letto? Cosa avevo letto? Allora, il primo anticipo della ora mi tolgo questo. Che perde in casa contro il Bologna 1-3 risultati. Sconfitta pesante di Chiesa, salvezza per la spalla che invece arrivava da un bel periodo. Trova la vittoria in Bologna di Sinisa. Mi hanno vinto la Dacia Arena, Chiara. No, non è ancora finita la Dacia Arena, si sta. Mamma mia, addirittura minuti di recupero tra Pordenone e Pescara, il sesto minuto che scade in questo momento con il Pescara che sta comunque cercando di mantenere il risultato, di riuscire a tenere poi il 2-0 e si sta riuscendo nel migliore dei modi. Chiusa chiusissima la formazione di Nicola Legrottaglio, non potrebbe essere dietro, ma sembra che no. Io so, penso che so come si fa. Dopo l'addio a Zauri, grande Pescara oggi in campo la Dacia Arena contro le Pordenone, si sta giocando ancora anche a Pisa, Carmine. Sì, perché sono 5 minuti di ancora per un po', 2:40 sono già andati via, anche se comunque Pisa adesso dà l'impressione, gestendo questo pallone, di voler tenere la sfera il più lontano possibile, gestire la situazione di vantaggio, che lo ricordiamo è arrivata a 7 minuti dal 90esimo. Una messa a segno da Orsa, che al momento sta regalando il successo al club toscano. Abbasso un po' il volume, va bene, dei 5 di recupero non riesce a gestire in modo preciso questo pallone, una carambola, a dire vero, anche particolarmente sfortunato il centravanti proprio della Pisa, che si fa carambolare il pallone sul palo, la sua corsa in, sul fondo del campo. Pisa che adesso recupera nuovamente il pallone, lo fa nel cerchio di centrocampo con la Juventus, che però non ne morde, prova nuovamente a farsi vedere in avanti ancora una volta con un pallone all'indirizzo di Rossi, che davvero quando è entrato in campo ha fatto vedere di avere una marcia in più rispetto di Fulco, che è uscito sicuramente tra i peggiori in campo, se non il peggiore in campo in assoluto di questa partita. 1-0 in favore del Pisa, 4 di recupero sono già andati via, ne mancano 1, 60 secondi ancora e poi sapremo chi sarà stato in grado di avere la meglio tra Pisa e questa partita. Pochi secondi ancora, sto morando Cittadella, Benevento, Benevento avanti 2-1 Moro. Esatto, così prova anche a ripartire in contropiede la formazione di Inzaghi con Coda, che però cestina questa ripartenza, non riesce a controllare il pallone che si spegne sulla in rimessa laterale per il Cittadella, che prova a muoversi, soprattutto perché manca un solo minuto di poco nel tempo della partita, e ora lo distruggo. Clamoroso, è arrivato il pareggio, per favore, per favore, uccidiamoli. 95esimo minuto di gioco, è stato Di Gennaro che si fa tutto il campo dalla rigore avversaria a quella, io non voglio distruggere questa curva o sedie, curva riservato ai tifosi della Juve Stabia. Continua il momento d'oro della Juve Stabia, che non esce con una sconfitta, quantomeno con un pareggio. Fatto Di Gennaro ha fatto un gol molto molto bello, perché ha ricevuto il pallone, mancino stupendo, c'erano tutti, era l'ultimo assalto, l'ultimo assalto da parte della Juve Stabia. Di Gennaro ha trovato Pedro. Per andare alla battuta, mancino perfetto, è riuscito ad evitare. Sì, è il mio momento. Giocatori del Pisa sulla linea di porta, ha iniziato giusto un gol pazzesco da parte di Gennaro. Dimmi, molto male gol. Anche in porta, tre. È stato in male. Comunque, è uscito malissimo. È uscito malissimo. Comunque, continuo a spawnare. Di precisione, mancino, con Rinaldo in un secondo, per favore, così ragazzi, però allora io per questo video avrei un miliardo di iscritti, non so se vedremo mai. Allora, e per questo video possiamo concludere qui. Ciao.